Sono felicissima, per me è un onore essere qui. Tra l'altro sono qui per un'occasione importante che è stato il matrimonio di mia figlia con Alessandro Pogliacco, un ragazzo di Bari. Quindi con l'occasione sono qui per testimoniare ancora una volta l'importanza della donazione. E quindi per me veramente è un grandissimo onore sensibilizzare appunto i ragazzi alla donazione che è l'unica cura per salvare una vita. Secondo me i ragazzi hanno paura perché devono essere informati su come avviene la donazione, quindi che non è diciamo un evento invasivo, quindi secondo me si dovrebbero sensibilizzare i ragazzi appunto facendo capire loro che è una cosa semplice e dare anche la giusta importanza che attraverso appunto la donazione una persona su 100.000 risulta compatibile, è l'unica arma per salvare una vita. Purtroppo mio marito non ce l'ha fatta. Però la donazione ha permesso lui di vivere altri 3 anni e quindi sono stati comunque 3 anni importanti dove lui ha potuto conoscere la nipotina, dove è stato con noi per altri 3 anni che non sono pochi.